Parli dimmi del comitato Mille per Taranto, poi invito le persone a partecipare, a presentare loro stesse, i loro comitati, le loro associazioni. Allora, do la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Stefano Sibilla, segretario provinciale della FIRMECUP, sindacato di base. Oggi all'intervento doveva stare Antonio Ferrari, il nazionale, ma per problemi di lavoro non è potuto esserci qui a Taranto. Io sono anche ex lavoratore ILVA, ho lavorato all'interno di quello stabilimento per 15 anni, adesso siamo a casa perché sono uno dei tanti che negli anni abbiamo sempre denunciato il rapporto di lavoro all'interno della fabbrica, e adesso vedere anche stamattina i commenti che ci sono stati e quello che anche la FIRMECUP porta avanti. Devo dire che è l'unico sindacato che veramente permette di salvaguardare la salute all'interno della fabbrica, perché qui c'è una contrapposizione tra salute e lavoro. Il sindacato, io credo che a specie Taranto, specie siderurgico di Taranto, viene messa la salute al primo posto. Ancora oggi dobbiamo dire che dal 2012 ci sono successe tra decreti immunità penale, ci sono stati per questi decreti immunità penale 8 morti sul lavoro, come i tanti lavoratori che ancora oggi si ammalano perché c'è questo forte ricatto occupazionale per portare il pane a casa. Questi lavoratori, parte dei lavoratori, come ha spiegato De Francesco, l'avvocato Iolanda, stiamo portando alla Corte Europea i casi di questi lavoratori. Il penultimo arriva a 37 anni, 37 anni dove in quella giornata che si è presentato a noi era in chemioterapia, e lì ha capito, perché capisci il valore della vita quando, dispiace dirlo, quando ti comporta, quando arriva il male. E la frase che lui ha detto: oggi capisco voi che lottate davvero per le cose che bisogna lottare, la prima cosa è la salute. Questo ragazzo ha lavorato per tanti anni alle batterie, alle sfornatrici, dove ancora oggi non si è fatto mai nulla in quella fabbrica. Quello che si è fatto con i soldi pubblici, stanno facendo questo mostro della copertura dei parchi, hanno fatto poi una copertura dei nastri trasportatori, ma dal 2012 ad oggi in tutti gli impianti dello stabilimento ILVA di Taranto non è stato fatto nulla. Allora, quindi, questi decreti, e chi è complice, perché lo dobbiamo anche dire, c'è stato anche un accordo sindacale del 6 settembre 2018 dove non ha garantito nulla, ha garantito solo, peggiorando, il diritto alla salute e oggi il diritto anche al lavoro, perché a casa ci sono 1700 lavoratori, come i 900 lavoratori che hanno accettato, sono stati obbligati ad accettare l'incentivo per le loro scelte e sulle loro famiglie. Quindi noi andiamo avanti come sindacato e lo diciamo e lo diremo sempre, che bisogna chiudere quelle fonti inquinanti, le bonifiche con gli stessi lavoratori. Noi non stiamo con il padrone, non staremo mai con nessuno che tradisce il lavoratore e i cittadini, saremo sempre a fianco dei lavoratori e cittadini. E adesso c'è il compagno Puma che fa vedere anche un lavoro che ha preparato il compagno e l'ha preparato anche tutto il direttivo della FIRMECUP. Prego Maurizio. Allora, oltre all'inferno dantesco, allora da qui basta guardare queste immagini, si capisce i rischi che hanno i lavoratori. Abbiamo microclima, temperature elevate, silice libera cristallina, che è un cancerogeno di classe 1, organo bersaglio del polmone. Microclima, temperature elevate, rumore molto alto, abbiamo aree che arrivano anche a 100 decibel. Polveri sottili inalabili sotto i 10 micron, anche lì i polmoni. Vai pure avanti. Qualcuno è stato interamente colpito dalle
esatto, qualcuno è stato proprio investito. Allora, la tecnologia che si usa qui a Taranto è una tecnologia obsoleta. Allora, in Italia soltanto a Taranto e a Trieste si fa ancora l'acciaio col minerale carbone. E nel resto dell'Italia si fa con i rottami di ferro. Quindi abbiamo un sistema di produzione obsoleto. Allora, abbiamo un primato. Taranto è la seconda città al mondo più inquinata. Vi ricordate Seveso? Quel 10 luglio 1976, era sabato, erano le 12.37, sabato pomeriggio, 3 kg di diossina. A Taranto ce ne sono almeno 9. Quindi capite bene che entra la diossina, non è solo le diossine, non sono solo cancerogene, ma sono anche teratogene, quindi possono creare dei mostri. Andiamo avanti ancora, e qui si vede il cammino 312, che è quel mostro di 200 metri dove esce anche il piombo 210 che è radioattivo. 110 si è radioattivo. Andiamo avanti ancora un bel po', vi faccio vedere una slide sull'amianto. Sì, questa qui, il 33. Ecco, allora ci siamo quasi. Ecco, fermatevi, ecco. Quello qui vedete il mesotelioma, sappiamo che il mesotelioma viene per l'amianto. Vai avanti ancora una pagina. Cromo esavalente, lo dicevo prima. Entra nelle falde acquifere, è un cancerogeno per cui i lavoratori sono esposti, organo bersaglio e polmone. Pagina dopo, i cosiddetti policiclici aromatici, benzopirene e quant'altro. Poi andiamo un'altra pagina, mi avete ancora? Il bello della diretta, mi avete ancora una pagina? Si dice libra cristallina, siccome gli alti forni sono fatti con i mattoni fatti in refrattario, la citina cristallina è un cancerogeno di classe 1, per cui questi lavoratori si beccano anche questo. Boh, adesso andiamo avanti ancora un bel po', andiamo... c'è scritto lì, economia circolare. Allora, l'economia circolare, va bene questa, è un tipo di economia vecchia di 150 anni, dove praticamente si produce e poi si butta via tutto, però questo ha creato dei grandi problemi, vai avanti una pagina, ha creato un po' di grandi problemi di inquinamento, vai avanti ancora, ecco, quindi vedete qua tutte queste sostanze che vengono sversate nell'ambiente, che adesso poi sapete che la maggior parte delle aziende non hanno più la figura dell'RSP, ma hanno l'HSE Manager, Health, Safety, Environment, Salute, Sicurezza e Ambiente. Vai avanti ancora. Adesso andiamo avanti ancora, l'economia circolare la possiamo anche saltare perché tanto il tempo non c'è. Andiamo alla parte della formazione. Quindi la pagina 65. Così possiamo vedere. È un bel libretto. Quello che bisogna vederlo, ecco, formazione, vai avanti, ecco, formazione, ok. Allora, la parola sicurezza deriva dal latino sinecura, vuol dire che ogni lavoratore si deve prendere cura di se stesso. Nel decreto 81 si parla dell'articolo 20, nel decreto 81 si dice che ogni lavoratore non deve fare azioni i cui effetti e ricadute hanno effetti sulla salute propria e di quella di altri lavoratori. Il problema qual è? La formazione, veramente una pagina, la formazione deve essere idonea, adeguata, continua e in continuo aggiornamento. Poi va verificato se quel lavoratore lì ha compreso veramente la formazione. Ma qualche dubbio ci sorge, perché se questi lavoratori, alcuni di questi, stanno lavorando in quelle aree sequestrate dalla magistratura, probabilmente qui la formazione non è stata né idonea, né efficace, né anche continua, né in continuo aggiornamento, perché probabilmente questi lavoratori non hanno capito o non gliel'hanno detto i rischi che sono presenti in quell'area. Perché ogni lavoratore, avanti ancora, ogni lavoratore deve lavorare solo e conoscere i rischi inerenti all'area dove esso stesso lavora. E la formazione è un lungo processo che viene da lontano. E
che deve generare sicurezza. Vai avanti ancora un po', ecco, fermati qui quella prima, ecco, chi sono gli attori della sicurezza? Gli attori di sicurezza sul lavoro sono tutti questi, si deve partire dal datore di lavoro al lavoratore, no? Ognuno ha il suo ruolo e ognuno di questi deve segnalare le questioni che devono essere rivolte, però ci deve essere l'altra parte dell'azienda che le cose le fa, non che non le fa. Avanti ancora. Ecco qui il preposto, il ruolo del preposto è molto importante, il preposto, il caporeparto, articolo 19, deve vigilare, sovrintendere, coordinare, che è un lavoratore come gli altri, non deve essere quello che dice fai le cose fregate, ma in caso di infortunio quel signore lì è il primo che viene chiamato, dice vieni qua, spiegaci come è successo l'infortunio. Avanti ancora, scusate un attimo, 48, l'abbiamo fatto, aspetti mentali, 51, no, 51, aspetta, no, aspetta, 51, formazione abbiamo fatto, no, vai l'altro libro, questo qua, l'altro qua, vai, no, l'altro file, anzi io comincio. Allora, in questi luoghi di lavoro, l'altro file, la pagina 4, no, l'altro io comincio, allora, in questi luoghi di lavoro, qui all'ILVA, abbiamo la presenza di polvere inalabili sottili. Sono queste polveri che non si vedono, ma ci sono. Sono le polveri sotto i 4 micro, sotto i 10 micro, e c'è tutta una convenzione, la convenzione UNI-N 481. Che cosa fanno queste polveri? Perché qualcuno dice, no, ma non ci sono, invece ci sono. Quando qualcuno qui ai tamburi fa così sul tavolo e vede queste polveri, il problema è che le polveri cosa fanno? Hanno un tempo, volano, no? Quindi poi si aggregano con altre particelle sospese, a quel punto lì, a un certo punto cosa succede? Si frantumano e poi decadono. La granulometria delle polveri non è mai uniforme, ma la granulometria è sempre diversa. Qui vedete le tre frazioni respirabili, no? Quindi da quella teoracica, qui sono le polveri fini, vai avanti ancora. Adesso qui c'è la differenza tra i fumi e le polveri, sono di natura diversa, ma gli effetti poi sulla salute del lavoratore sono gli stessi. Vai avanti ancora. Ecco, qui vedete il metalmeccanico, usa uno strumento che si chiama il calibro. Che cos'è un micron? Un micron è un millimetro diviso per mille. Un capello grosso può arrivare a 60-70 micron, qualcuno ce l'ha anche da 18. Quindi stiamo parlando di particelle piccolissime che entrano appunto nei polmoni. La criticità qui è nell'aria caldo, però qui dobbiamo sulle polveri dobbiamo considerare gli effetti sia indoor che outdoor, e quindi gli effetti che ci sono all'interno dell'establimento e quelli all'esterno dell'establimento. La dinamica è uguale, cioè quelli all'interno dell'establimento volano lì, quelli altri arrivano anche a chilometri di distanza. Vai avanti ancora. Ecco, qui vediamo quello che succede, dove, quindi vanno a finire. Ad esempio, c'è un'azienda Linz in Austria che hanno il depolverizzatore dove vengono battute tutte le polveri. Questa azienda Linz 35 anni fa era messa come l'Ilva di Taranto, 35 anni fa però, ora in 20 anni hanno unificato, adesso ti metti una maglietta bianca, alla sera è ancora bianca, fuori dalla fabbrica ma anche dentro. Questo vuol dire che c'è un livello culturale completamente differente. Attenzione che sui cancerogeni non ci può essere un TLV, il MAC deve essere zero, perché un conto è il tossico e il nocivo, il cancerogeno il MAC deve essere zero. Vai avanti ancora, vai avanti ancora un po', ecco, torno dietro un attimo, e qui vediamo, lo dico i fiori, sì. Qui vediamo un po' quello che crea la silice dell'equilibrio cristallina, una serie di malattie silicose e quant'altro. Vai avanti ancora, poi dimmi quanto siamo messi col tempo, vai avanti. Ok.
Allora, le sabbie bituminose, quelle di scarto delle fonderie, contengono diverse sostanze. Principalmente si dice silice cristallino e cromo isoverdino. Ovviamente ancora, facciamo l'ultima slide, ecco, facciamo ancora due o tre slide e poi finito. Allora, qui abbiamo il decreto 81 del 2008 e all'articolo 30 del decreto 81 si parla di decreto legislativo 231, dove si parla delle norme ambientali, poi abbiamo la legge 68 del 2015, dove si parla dell'ambiente e l'altro testo. Vai avanti ancora, andiamo quasi all'ultima pagina. Vai. Ancora un po', torno indietro. Boh, questa qua e poi ho finito. Allora, i lavoratori sono stati esposti in tutti i reparti, continuano ad essere esposti. Ci sono le questioni che non sono conformi alle norme, ma ci sono le criticità. La domanda è, e poi concludo, ma dal 2012 a oggi, quali sono state le azioni correttive, concrete, efficaci, idonee, effettivamente intraprese, che sono state implementate, attuate, idonee ed efficaci che l'azienda ha fatto, punto interrogativo, perché non mi risulta che siano state fatte. Grazie.